Schema adottato con una delibera della Giunta Comunale per la vendita e la valorizzazione di beni immobili presenti nel territorio. Tra quelli posti in vendita, Villa Fortuna e Piazza. Seduta importante è quella del Consiglio Comunale svoltasi mercoledì 12, in cui si è discusso anche sul bilancio consuntivo. Mattinata di sport, quella di domenica 16 novembre, dedicata al badminton. Stessa edizione dell'evento San Martino Salsicciotto al Palacannizzaro, caratterizzato da tanta musica e degustazioni varie. Benvenuti in una nuova edizione del nostro telegiornale. Con una delibera la Giunta Comunale ha adottato uno schema per la vendita e la valorizzazione di alcuni beni immobili presenti nel territorio. Tra gli immobili posti in vendita, Villa Fortuna e il chiosco di Piazza Asciuti a Cannizzaro, mentre la Bambinopoli è posta tra quei immobili da valorizzare. Il piano sarà discusso in Consiglio Comunale, ma l'argomento è stato affrontato dal consigliere Guarnera nella sede del CSA. Sentiamo Lucia Seminara. Un argomento che si presenta già essere spinoso, in cui non si escludono risvolti nelle prossime settimane, riguarda il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobili per il triennio 2014-2016, approvato lo scorso 31 ottobre dalla Giunta Comunale. 41 pagine compongono la delibera 122, che include la proposta redatta dal dirigente della quarta area Emilia Del Popolo, che riprendendo la legge 133 del 6 agosto 2008, un ente, tra cui un comune, può individuare e dismettere dei beni immobili ricadenti nel proprio territorio, per poter stilare il bilancio di previsione. Una soluzione posta in evidenza già da quest'estate anche dal responsabile della terza area servizi finanziari e tributi Claudio Galli per fronteggiare le problematiche economiche e finanziarie del comune castellese. Gli immobili individuati nella relazione dalla Del Popolo che possono essere venduti, concessi o locati a privati dietro pagamento per un periodo non superiore a 50 anni sono l'ex delegazione comunale Giovanni XXIII valutato per 300.000 euro, Palazzo Tripoli, attualmente sede della scuola elementare dell'istituto comprensivo Roberto Rimini, valutato 1 milione di euro, l'ex delegazione comunale Ciclopi e garage Ciclopi posti già in vendita nel 2011. Lotti San Gregorio 1 e San Gregorio 2, i terreni a Cicastello 1 e 2 stimati a 702.000 euro, l'area urbana in via Angelo Musco valutata per quasi 6.000 euro e infine Villa Fortuna che parte da una base d'asta di 770.000 euro. Cifre sommarie valutate in base alle quotazioni di mercato fornite dall'Agenzia del Territorio, che però, secondo quanto si legge nella relazione, potrebbero far incassare quasi 4 milioni di euro se venduti. Nell'elenco è stato inserito anche il chiosco Sciuti a Cannizzaro, venduto nei mesi scorsi a 135.000 euro. Ma se da una parte si vuole vendere, dall'altra si vuole valorizzare, sempre con l'aiuto dei privati, e in questo caso gli immobili individuati sono la Bambinopoli Litteri e il Parco Rimini. Il testo adesso passerà nelle mani della Sovrintendenza ai beni culturali, ma soprattutto nelle mani dei consiglieri per votarlo, e già sono emersi i primi pareri contrari sulla vendita di Villa Fortuna. Ad esprimerle ai consiglieri Bonaccorso e Conti, come si legge nel verbale della riunione della terza commissione a settembre, ma si aggiungono i consiglieri Guarnera e Marino che sabato hanno voluto incontrare i cittadini nella sede del CSA per sentire le loro opinioni e illustrare quali azioni vogliono intraprendere contro la vendita di Villa Fortuna, presa in gestione da Castorina e trasformato in Museo del Verghe delle Arti Marinare. Entrambi sono decisi ad andare avanti con azioni che vedono raccolte firme affinché si prenda una strada diversa come quella della politica di reddito uguale a quella utilizzata per il Castello Normanno. Togliere Villa Fortuna da Citrezza vorrebbe dire
lasciare sostanzialmente la Citrezza priva di qualunque luogo dove svolgere attività culturali, attività di incontro, e non ci sarebbe più a Citrezza nessun luogo pubblico. Noi prepareremo tutta una serie di emendamenti anche per rilevare una serie di incongruenze che stiamo studiando in questi giorni, proprio sia su Villa Fortuna ma anche su altre questioni che ci sono all'interno di questa delibera. Siamo preoccupati per alcuni beni di prestigio, qualche unico bene di prestigio che abbiamo ancora in nostro possesso, in possesso della cittadinanza, del territorio, di tutti noi, che se dovesse il Consiglio Comunale pensare di metterlo in vendita, in alienazione, chiaramente per quanto mi riguarda e per quanto riguarda certamente l'opposizione, faremo le barricate. Dobbiamo mettere a reddito qualche nostro bene. E che cosa mi riferisco? Mi riferisco al Castello Normanno, mi riferisco a Villa Fortuna, gli unici forse beni che potremmo mettere a reddito da subito per cercare di portare, diciamo, moneta corrente, quindi soldi in cassa, ed evitare le anticipazioni di cassa che portano interessi passivi. E della vendita dei beni di Aci Castello si è parlato anche nella seduta di Consiglio Comunale, svoltasi mercoledì 12 in municipio. Sul tavolo della Giunta anche l'importante questione del bilancio consuntivo. Per noi Valerio Saitta. Con diversi mesi di ritardo, ma a questo punto meglio tardi che mai, il Consiglio Comunale di Aci Castello ha finalmente approvato il bilancio consuntivo 2013. La riunione, programmata da tempo per mercoledì 12, si è dunque svolta regolarmente e ha portato alla conclusione di quello che era ormai diventato un cavillo spinoso per l'amministrazione comunale. Qualche settimana fa ai nostri microfoni il consigliere Filippo Marino aveva manifestato le sue preoccupazioni per tale ritardo di approvazione, che porterà sicuramente anche a un ritardo nel bilancio 2014, e aveva inoltre spiegato come l'entità del disavanzo riportato è fortemente condizionato dai residui attivi e passivi. Disavanzo che nel bilancio approvato con 6 voti favorevoli e 5 contrari è risultato essere pari a 1.317.000 euro. Attenzione però ai revisori dei conti, che pur esprimendo il parere favorevole hanno evidenziato 5 parametri di deficitarietà strutturale sui 10 che portano allo stato di dissesto economico. La commissione consigliare con il presidente Massimo Papalia aveva dato parere favorevole nella relazione effettuata, ma i due dell'opposizione, Antonio Bonaccorso e Mario Conti, si sono dissociati mettendo in risalto proprio la questione dei residui attivi di cui aveva parlato Marino. Questione sulla cui gestione ed entità il sindaco Drago ha dato però un'interpretazione dei numeri meno formali. Lo stesso Drago ha poi concluso la seduta ammonendo il Consiglio per il momento di forte difficoltà che sta vivendo il Comune, soprattutto a causa dei debiti fuori bilancio con il privato, che nel 1983 cedette il terreno per la cooperativa 14 giugno in via Vampolieri e con il CNS dal 2001, per un totale di 5 milioni e mezzo. Per tali pratiche l'Avvocatura Comunale sta procedendo assieme al Ragioniere Capo alla proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Il Sindaco ha invece invitato l'Avvocatura a predisporre relazione informativa da inviare alla Procura Regionale della Corte dei Conti. In cassa attualmente, molto sinceramente, credo che ci sia pochissimo, quasi niente, tant'è che noi andiamo già da tempo con le anticipazioni di cassa. Onde per cui il nostro disavanzo attualmente è di circa 1.300.000 euro, è un disavanzo pesante che non tiene conto peraltro delle due sentenze Chiossone e della Global Service, che il prossimo anno saranno, diciamo, dovremmo portare, diciamo, in considerazione di circa 4 milioni entrambi. Questo disavanzo che è così alto e che chiaramente mette in evidenza un debito che ha il Comune di Aci Castello, che è strutturale. Questo debito ormai è da parecchi anni che ce lo riportiamo di anno in anno, e la cosa che più è anche da pensare è che all'interno del bilancio di quest'anno l'ammontare complessivo dei residui che abbiamo attivi complessivamente è di 26 milioni. Tutto ciò che cosa fa pensare? Che il credito che ha questo comune è altissimo rispetto ai 26 milioni, ma in effetti parecchi di questi residui attivi, quindi di questi soldi che il comune deve avere, sono inesigibili, e quindi chiaramente bisogna depennarli e cancellarli da questi residui. Tutto ciò non fa altro che creare una continua discrepanza rispetto ai reali crediti che ha questo comune rispetto agli enti, e soprattutto crea un
uno stato di grande imbarazzo rispetto alle delibere che questo comune recentemente ha portato già all'attenzione dei consiglieri, primo fra tutti l'alienazione dei beni come di fatto una delle possibili, diciamo, soluzioni per l'anno prossimo, per dare anche risposta alla Corte dei Conti che entro 60 giorni vuole sapere cosa fa questo comune per ridurre questo disavanzo di 1.300.000 euro. Il nostro ufficio tributi, che è stato recentemente anche attenzionato dal sindaco perché deve essere potenziato, perché ha delle unità in meno, è in grave ritardo per tentare di recuperare con avvisi bonari, ma noi vogliamo che faccia tutta una serie di azioni di spinta, di controllo, di aggressione da un punto di vista, diciamo, economico all'ente di riscossione che è la Serit. Una mattinata dedicata allo sport, quella di domenica 16 in Piazza Castello, e soprattutto ad uno in particolare, il badminton. Disciplina poco nota ai più, ma interessante da molti punti di vista. È andata per noi Marisa Battiato. Cos'è il badminton? Molti non conoscono bene questa disciplina, che però ha origini antichissime, risalenti al 3000 a.C. e oggi è anche una disciplina olimpica, ma hanno avuto occasione di vederla più da vicino e capire come funziona nel corso della mattinata di domenica 16, grazie alla dimostrazione che si è svolta in Piazza Castello ad opera degli istruttori della scuola Giovanni Falcone di Cannizzaro. Proprio lì infatti inizierà un corso vero e proprio che educherà questa nuova attività sportiva ancora poco diffusa qui in Italia. È l'Inghilterra infatti la padre natia di questa disciplina, nello specifico la città di cui prende il nome, ma oggi si sta sempre più diffondendo, in particolare per le sue speciali peculiarità. È infatti uno sport che si può praticare dagli 8 ai 65 anni, in quanto non richiede particolare forza o coordinazione, ma allo stesso tempo li migliora. È insomma una disciplina fortemente divertente e nuova, individuale ma allo stesso tempo competitiva, in quanto ogni gara è disputata tra due giocatori o quattro, che devono utilizzare la lunga racchetta per lanciare il volano oltre la rete sul campo avversario. Già oggi molti bambini si stanno specializzando in questa disciplina e il corso che sta per partire conta appunto di allargare ancora questa conoscenza. Cos'è il badminton? Allora, il badminton è un'attività sportiva a livello agonistico che è diventato anche un gioco olimpionico con Agnese Allegrini, non so, sicuramente non si conosce perché è poco conosciuto. Arriva fino ai 200 km orari, è una racchetta un po' più lunga della racchetta da tennis, è un campo un po' più ristretto e invece di esserci la pallina c'è un volano di piume oppure di plastica, come si può ben vedere. Nasce in Inghilterra, ma giustamente è più praticato nelle nazioni orientali come la Cina, la Corea, il Giappone, ma pian piano si è divulgato anche in Italia, in Inghilterra, anche in America. Quindi nascerà un corso vero e proprio su questa disciplina? Sì, qui a Cannizzaro, lunedì e venerdì dalle 5 alle 18.30, che il Comune di Dieci Castello ci sta dando questa opportunità di fare divulgare questa attività. Infatti qui domenica stiamo facendo questa dimostrazione. E con il taglio del nastro da parte del vice sindaco Ezio Carbone si è dato il via alla sesta edizione dell'evento San Martino Salsicciotto d'Oro al Pala Cannizzaro. Hanno caratterizzato le serate di sabato e domenica mercatini, degustazioni varie e tanta musica. Ce ne parla Elisa Petrillo. In un'atmosfera di grande festa, Cicastello festeggia, seppur con qualche giorno di ritardo, San Martino Salsicciotto d'Oro, e lo festeggia tra prelibatezze nostrane a suon di musica con tanto di ballo, ma quello rigorosamente dei tre decenni d'eccellenza, i mitici anni 60, 70 e 80, un evento organizzato all'interno del Pala Cannizzaro Rosario Livatino con la presenza di Diego Barros, Jordan, Sasi, Brasil Show. Coordinatore dell'evento Franco La Rosa, patron Santo Grasso. Non soltanto musica e ballo, ma anche un'esposizione d'auto d'epoca con la mitica Topolino, ovvero la Fiat 500, un'auto che fa parte della storia d'Italia e che continua ad affascinare tutte le generazioni. Una vettura ovetto, considerata la genesi dell'auto moderna, dal primo modello del 1936 a quello del 1957, la Fiat nuova, fino ai giorni nostri. Abbiamo cominciato dietro la chiesa, quattro amici, col salsicciotto, nuovo salsicciotto, diciamo con la salsiccia. Poi man mano negli anni siamo andati a ingrandire e grazie agli amici è nato questo salsicciotto d'oro, che prima sembrava una burla, ma invece è risultato un evento che man mano le persone hanno acquistato e penso che sono rimasti contenti. In questi anni abbiamo lavorato parecchio,
devo ringraziare soprattutto i miei collaboratori e l'associazione, perché sono tutto di volontariato e lavorano tanto con molto sacrificio, e siamo tutti contenti perché piace dare di volontariato alle persone. È diventato un punto di riferimento per la nostra comunità, è partito davvero come una piccola manifestazione, oggi invece è diventato un evento importante grazie alla collaborazione di tanti nostri concittadini, di tante nostre associazioni che davvero sono veramente presenti nel nostro territorio e si muovono a 360 gradi proprio per supportare questo tipo di manifestazioni che hanno il valore di aggregazione ma anche un valore di veramente comunione, di far crescere la nostra comunità. Si riesce a fare questi tre giorni, si crea questo movimento, diciamo qua culinario, vabbè, il panino, le castagne, la salsiccia, però anche lo spettacolo, la musica, poi c'è tanto divertimento, ci sono scuole di danza, bambini, mamma, ecco, il coinvolgimento è generale, cerchiamo di coinvolgere un po' tutti, abbiamo allargato un po' gli inviti a tutta la provincia di Catania, che ogni anno viene qua a passare questi tre giorni di sano divertimento. È una cosa, un'iniziativa che sta andando avanti negli anni, sta crescendo. Sabato 15 novembre presso la cattedrale di Acireale sono stati ordinati dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti quattro nuovi diaconi. Si tratta di Egidio Vecchio, Gabriele Patanè, Roberto Maio e Orazio Tornabene, che svolge servizio pastorale nella nostra parrocchia. Ad Orazio e agli altri nuovi diaconi i migliori auguri da parte della nostra redazione. E prima di concludere, se avete avuto danni durante i giorni del maltempo, è presente sul sito del Comune di Acicastello il seguente avviso: presentazione moduli di richiesta risarcimento danni per i privati e per le attività produttive per i danni alla popolazione colpita dagli eventi meteo avversi dei giorni 5, 6 e 7 novembre. Vi ricordo che questa edizione sarà disponibile nella sezione Archivi TG del sito www.tvacicastello.it. Questo è tutto, una buona giornata!